Ciao a tutti amici di Softalizia e Softgunner e bentornati su Heart of Caesar. Io che vi parlo sono Caesar e oggi facciamo un'altra splendida video recensione. Che cosa vi porto oggi sul canale? Vi porto una vera, vera chicca, una replica che dà il grande valore collezionistico perché è già fuori produzione. Quindi ragazzi, questo è un giocattolo per pochi, sia a livello economico ma anche per pochi intenditori. Che cosa vi porto? Vi porto il Winchester M-Lock della Marushin. Voi direte, Cesar, ma perché tutti questi youtuber ci fanno due palle con questi Winchester della AK, fanno cagare, sparano di merda, sono orrendi. Vero, peccato che questo non è della AK. Questa è della Marushin, una marca giapponese che fa repliche di altissimo livello. Per chi di voi è più esperto, semplicemente più navigato nel mondo dell'airsoft e ha cominciato magari prima, la conoscerà perché comunque è una ditta che fa delle repliche di altissima qualità, fa riproduzioni molto fedeli e fa veramente dei lavori con dei materiali e degli accoppiamenti che sono splendidi. Prevalentemente gas e CO2 fa repliche, questa ditta giapponese. E fa degli attrezzini veramente clamorosi. Tra gli altri, chi tra voi sarà revocatore storico, magari Seconda Guerra Mondiale, la conoscerà molto bene perché replica tante armi storiche, la Marushin. Ma fa di tutto, dalle pistole ai fucili, alle armi corte, fa anche modellismo addirittura. Comunque è una ditta molto seria, made in Japan. Adesso veniamo alla replica. La replica è spettacolare. Non ha niente a che vedere. Io, questa qui ovviamente è sempre offerta dal nostro sponsor che è Army Soft Tire di Omar Sarcoli e mi ha messo accanto, mi ha dato anche in mano un Winchester della AK. Ragazzi, non c'entra niente, ma niente, mettete a paragone la merda e la cioccolata, ecco, è la stessa identica cosa. A livello di accoppiamenti, di materiali, pesi, distribuzione, una cosa pazzesca. Che cos'è questo fucile? Guardate come lo tengo in mano. Cioè, voglio dire, veramente super bilanciato, molto bello. Slitta M-Lock, completamente in alluminio, tutta tagliata al CNC. Piccatini uguale, tutta ricavata, tutta al CNC. Abbiamo delle tacche di mira al trizio, che sono molto facili da inquadrare. Ma poi io ho montato sopra così, soltanto a cavolo, un M-Row, va bene? Un Red Dot MRO replica Trigicon, soltanto per farvi vedere che è una slitta Piccatinny che può montare qualunque cosa. Quindi sopra abbiamo già la slitta Piccatinny da 20 mm, che quindi può metterci ottiche, dot, tutto quello che volete. E per il resto abbiamo il paramano M-Lock. Con il paramano M-Lock ovviamente possiamo montare tutti gli accessori M-Lock più tutte le varie tutti i vari adattatori per poterla fare anche Piccatinny. Quindi se avete accessori Piccatinny vi basterà comprare la slitta che da M-Lock vi farà Piccatinny e vi farà rail e potrete mettere tutto creep angolari vertical grip, bipiede, qualunque cosa sia, potete attaccarla su questo bellissimo Winchester. Inoltre c'ha l'anellino classico portacinghia. Come vedete anche nella parte, ora non so se lo mette a fuoco la videocamera, comunque eccolo qua, anche nella parte posteriore. Questo che vedete in nero, ragazzi, non è plastica, eh? Questo è tutto legno vero, trattato in una maniera pazzesca, con questa finitura matte black, però è tutto legno vero. Ora non so se la telecamera riuscirà, però vi faccio vedere che si intravedono le venature del legno, vedete? Poi vedete che non è perfettamente regolare. Ecco, questo è tutto legno vero lavorato a mano artigianalmente. Abbiamo un pad in gomma posteriore molto comodo, non come quello della AK. Questo è abbastanza morbido e nonostante tutto conferisce una buona ammortizzazione sulla spalla e è bello solido nonostante sia malleabile e morbido e quindi che dia un grande comfort alla spalla. Detto questo, poi fondamentalmente non c'è tante cose da dire, a parte che quelli che troverete della AK fondamentalmente sono le repliche di questo, ok? La AK ha replicato questo fucile male, con dei materiali bellissimi,
di merda, con delle accoppiature che fanno schifo, con dei sistemi che loro hanno cercato di fare per cambiare le lunghezze della canna veramente insulsi. E quindi fondamentalmente è la replica già di una replica, cioè vi potete immaginare, questo è, diciamo, la replica originale da cui poi derivano tutti gli altri che adesso stanno portando questi mega super youtuboni, youtuberoni su youtuber grandi, super mega, va bene? Una cosa non ve l'ho detta, il RIS ovviamente è marchiato, come vedete c'ha il marchietto MLOK, d'accordo? Direte, Cesar, ma da dove lo carico se è a gas il gas? Voi direte, c'è un'imboccatura inferiore? No, sarebbe stato meglio avere un qualcosa a basso sul corpo fucile. Invece, praticamente, il serbatoio del gas è qui dentro. È su tutto il recupero inferiore. Vedete? Questo è tutto il serbatoio gas. Praticamente vi potete accedere da questa vite. Questa qui è sia vite e in più ha il blocco. È molto intelligente perché magari la vite si può svitare con gli urti, con le varie vibrazioni, le cose. Invece abbiamo una piccola clippettina di blocco e aprendola accederemo al vano, alla valvola per caricare il gas. Vi dico già, non utilizzate, se lo acquistate, bombole con ugelli del gas molto corti, perché comunque è leggermente calata in profondità, in quanto il tappo ha il blocco profondo, il tappino è alto circa un dito e quindi il gas, se no, non arriverete a caricarlo perché batterà sulla canna superiore. Quindi occhio con le bombole del gas, prendete sempre bombole con ugelli un pochino più pronunciati. Poi per il resto, ovviamente, ragazzi, carica manuale. Sentite che figata, cioè sentite, pazzesco, bellissimo. E oltretutto questo, ragazzi, ora è carico di gas e sentirete che è un suono molto molto ovattato. Non abbiamo scarrellamenti, non abbiamo corpi interni che battono, che cosano, quindi il massimo del rumore che farà sarà il caricamento. E poi c'è da paura, visto che adesso sono tutti sniper, questo comunque è bello perché comunque vi permette di restare, d'accordo, se qualcuno lo vorrà utilizzare per giocare, io lo userei come soprammobile, però ognuno ha le sue. Però capite che quando siete anche sdraiati in puntamento, le cose eccetera, non dovremmo avere braccia che si muovono per arrivare alle leve dell'otturatore. Ma guardate, io resto sempre in mira fisso. Se avrò il bipiede, tra l'altro, non si muoverà neanche il fucile. Sono in mira e pam. Suono ovattato, ottima la gittata, è buono. Non l'ho cronografato, raga, però presuppongo, visto che la ditta è made in Japan, quindi è giapponese, ovviamente loro hanno le nostre stesse identiche regole per quanto riguarda il joul, e quindi ho presupposto che sia ovviamente a filo joul. Certo, un pochino cambierà dal tipo di gas che voi andrete a caricare. Se ci mettete dentro, che ne so, roba tipo Earth of Surgeon, di quelli spintissimi, il puffdino, quello che mi ricordo se è tappo rosso, quello più forte di tutti, Nimrod, Neri, eccetera, magari andrà un filino over, probabilmente, non lo so, però così io l'ho provato, spara da Dio. La regolazione dello pop, molto importante, la troviamo accedendo, facendo una semicarica, la troveremo, ora non so se ve lo metterà a fuoco, comunque lo troviamo in questa parte qui, in questa zona qui, mediante un grano, quindi una brocolina, e voi andrete a regolarla. Non è la cosa, diciamo, più comoda del mondo, lo ammetto, però comunque è fattibile. La cosa che è esageratamente scomoda è la fase di caricamento del munizionamento, e quindi in questo caso dei BB. Allora, io adesso non ve lo tolgo dalla sacchettina perché Omar si è raccomandato, mi raccomando, cerca di tenerlo, coso, perché c'ha un valore collezionistico, bla bla bla, eccetera eccetera. Quindi vi sto facendo tutta la cosa in modo da
sciuparlo e toccarlo anche il meno possibile. Comunque, all'interno della scatola fondamentalmente troveremo il manualetto che, come potete vedere, è tutto completamente in giapponese, quindi non ci capirete un cazzo, non serve a niente. Troverete il modello che è il Rapto Zero 6mm Bass Bees M-Lock. Ci sono alcune immaginine classiche, insomma, come potete vedere, per il caricamento VB, eccetera, e via. Questa qui è la bustina che vi arriva insieme con il fucile. Abbiamo la solita bustina di pallino che può essere usata come miccia per il fuoco, perché non vi servirà un cacchio. Abbiamo il BB Loader, come potete vedere sono di quelli a siringa, e l'attacco, raga, è dedicato. Perché è dedicato? Semplicemente perché ha il sistema di caricamento come il Winchester Real Steel. Vuol dire, in laterale, vedete, c'è questo sportellino che verrà pigiato dall'ugello dedicato, e verranno poi inseriti i pallini mediante la siringata. Non è la cosa più comoda, anche perché, ragazzi, tiene, mi sembra, 30 BB, 35 BB, cioè roba veramente minima, cioè 30 colpi. Credo 30 colpi tenga. Però, per chi vuole un oggetto veramente particolare, per far fare anche la bava alla bocca agli altri, è veramente tanta tanta roba. E vi dico che con questo non smoccolerete come con l'AK. Questo è micidiale, veramente bello, replica veramente di livello, spettacolare. Guardate com'è bella, anche con un dot in questa versione più moderna, con questo M-Lock, è veramente spettacolare. Raga, che cosa vi devo dire? Avete i big money? Marushin, ovviamente. Marushin Winchester Raptor Zero con Riss M-Lock, tanta roba. Di quanto stiamo parlando? Sinceramente, più si andrà in là col tempo e più costerà. Questo va comunque un po' a fare la fine di quelli che erano i GHK Gyoza, che erano i bullpup, i GHK bullpup della AEK, della GHK, e farà la fine quella lì. Quindi si parla intorno, per adesso Omar si attesta intorno ai 1000 euro, e più passerà il tempo, meno se ne troveranno, più il prezzo aumenterà, e quindi andrete veramente a spendere tanti tanti soldi. Se invece lo comprate adesso, fate anche un investimento per il futuro, perché questo qui metterà, tra qualche anno lo troverete magari in vendita su eBay o da qualche parte a 1500 euro invece che 1000. Quindi tanta roba. Contattate Omar Sarkoli di Armies of Tyre se lo volete. Non credo che ancora l'abbia caricato nel sito, però mandategli una mail, lo caricherà penso in settimana, perché me l'ha dato proprio adesso, è uno degli ultimi arrivi. E ragazzi, che vi devo dire, non è un AK, è un fucile veramente di livello. Mi è piaciuto tantissimo. Avessi soldi di questo tipo di soldi da spendere, probabilmente me lo comprerei anche per me. Bene, non ho altro da dirvi su questo spettacolare, su questa spettacolare replica, se non ovviamente salutarvi con la solita tiritera, che è quella di: mettete like a bestia al canale, rafficate like come se non ci fosse un domani, ovviamente iscrivetevi al canale perché mi aiuta, e attivate la campanella delle notifiche, perché YouTube, diciamo, non è che vi avverte con tutta questa solerzia dei miei video. Quindi andate, likeate, iscrivetevi e scampanellate quella maledetta campanella. Ciao, sono Sgunner, al prossimo video.